Amici sportivi, un saluto da Fabrizio Agostini e da Marco Cappelletti. Benvenuti al Meucci di Aprilia, 22esima e ultima giornata del campionato di Serie D, Girone A. Questa sera si affrontano la PR 2000 Aprilia e l'Arcobaleno Calcio a 5. Pallone per Bernardi, prova lo spiraglio per il tiro, Bernardi, che gol, 1-0 Arcobaleno. Conti per Bahamayar, poi la respinta, il palo, altra occasione, Rosati ha colpito il palo, impressione, poi il tiro dalla distanza, ancora Bernardi a segno, 2-0. Ma Caparbio dei giudici riconquista il pallone, il destro palla in rete, 2-1, accorcia subito la PR. Longo. Pallone per dei giudici, si gira, dei giudici, due pari. Bernardi prova la verticalizzazione, De Angelis prova il pallonetto. Occasione, ci ha provato De Angelis. Chiarulli ha messo in angolo, poi però conquistato palla, contropiede dei giudici, appoggia Infanti, palla sul palo, poi angolo, pallone per Chiarulli, prova il tocco dei giudici, ci mette una mano Galderisi, grande occasione. Conti dentro per Rosati, chiude bene dei giudici, 3-2. Ma non può arrivare su questo pallone Bahamayar. Longo per dei giudici, colpo di tacco, Jakobacci, gol stupendo da parte della PR. Non riesce a trattenere questo pallone Jakobacci, e allora poi Bahamayar, tutto solo, 4-3, terza marcatura. Gara che non è mai finita. Verticalizzazione, c'è Longo in anticipo, poi prova ad aprirsi la PR, Jakobacci, sinistro, palla sul palo, e poi arriva Longo, altro palo, incredibile. Pallone dentro e la puntata vincente di Lorello. Arriva sì la meritata quinta marcatura. Prova ad andare via, lo ferma Infanti, termina la partita e la stagione finisce 5-3 per la PR 2000 Aprilia sull'Arcobaleno. Da Fabrizio Agostini e da Marco Guarnacci, un saluto a tutti voi.